Alla realtà pubblica della città, che Rita era in provincia, e facevamo delle incursioni dentro gli archivi della provincia per vedere i testi che venivano scritti dall'allora servizio turistico provinciale della nostra città, ed era rimasto praticamente nulla, cioè non c'era più niente che fosse di composito e che potesse raccontare la nostra città anche nella sua evoluzione, cosa che oggi questo testo racconta in modo esemplare. E quindi penso che questo libro in realtà nasca da molto lontano, e soprattutto per Rita, nel senso che poi al di là, diciamo, dell'esecuzione finale di oggi, sicuramente questo è un libro che ha un'origine, insomma, molto, secondo me, nel tempo. E è un libro importante perché racconta dal punto di vista ovviamente turistico e culturale la nostra città, ma lo fa anche in una definizione storica e in una definizione proprio di comunità e di socialità della nostra città, che è ovviamente, come dico, come ho detto a Rita e come ho detto a Filiberto Barcolini alla Proloco, che è l'altro applauso che va fatto per aver dato questa possibilità alla nostra città, è quello che questo libro sembra strano, ma un po' perché siamo egoi feriti, io lo dico sempre, siamo un po' egoi feriti noi, e è un libro per i Sant'Arcangiolesi, che poi raccontano da guide temporanee della nostra città a chi viene nella nostra città, la nostra città. E quindi questo è innanzitutto un ottimo ripasso per tutti della nostra storia, della nostra evoluzione, e anche per immaginare il futuro insieme. Quindi da questo punto di vista credo che sia una lettura non solo per chi viene nella nostra città, ma soprattutto per la nostra città. E quindi io ovviamente lascio a Pierangelo, se non sbaglio, no, a Boccia, lascio il suo microfono e vi ringrazio a tutte e tutti per essere qui con noi e anche per far sì che queste persone siano al tavolo oggi. Grazie, grazie Alice. Vabbè, innanzitutto benvenuti a tutte e a tutti, credo che sia un momento, siamo vicini, diciamo, a un momento di festa, un modo di festeggiarlo, anche questo, fare un incontro con la comunità attorno ad un lavoro che è un lavoro, allora ve lo dico da non sant'arcangiolese che frequenta da un po' di anni Sant'Arcangelo, è un lavoro, come dire, che riesce, un po' lo diceva la sindaca adesso, a risvegliare la memoria dei cittadini di Sant'Arcangelo e delle cittadine di Sant'Arcangelo, ma anche di quelli che sono i cittadini temporanei di questa cittadina, perché Rita credo che sia riuscita a fare un lavoro straordinario con questo libro, quindi molto, diciamo, coraggioso come tentativo, perché è sempre difficile fare un oggetto, io lo dico da studioso della comunicazione, un oggetto che riesca a tenere insieme la dimensione della narrazione per il cittadino, per un potenziale turista, e in qualche maniera che vada anche a toccare gli elementi che sono sensibili per chi vive questo tipo di realtà sul piano storico e culturale, come fa questo volume.
che fa con grande grazia. Fa con grande grazia individuando, credo, una tipicità che è una delle prime cose di cui mi sono accorto avvicinandomi a Sant'Arcangelo, è che Sant'Arcangelo è un po' come New York, ha una skyline, è vera questa cosa, e Rita nel libro lo sottolinea più volte, creando queste cornici che in qualche maniera rendono riconoscibile il profilo con profilo della città. Lo dico perché io insegno a Urbino, che ha uno skyline riconoscibile, e avere dei vivere in posti dove lo skyline è riconoscibile significa che c'è un'identità del luogo che è un'identità estremamente forte. Adesso ne parleremo con le altre persone sedute qui al tavolo, ma credo che questo lavoro sia un lavoro che si vede che mette a frutto non solamente l'esperienza di scrittrice, di Rita, la sua sensibilità, non solamente giornalistica, che è una componente importante per saper raccontare con le parole giuste e con la giusta semplicità e precisione, diciamo, delle cose come i luoghi, che sono importanti, ma anche con una sensibilità narrativa, perché è pieno di curiosità, di racconti, di sottolineature che costruiscono un vero e proprio, diciamo, mosaico dei luoghi. Quindi direi che questo libro è lui stesso un luogo della memoria, un luogo dell'animo, un po' come i luoghi che racconta, un po' come le storie che lo attraversano, un po' come i personaggi, e la scelta, diciamo, di lavorare sui personaggi non viventi credo che sia opportuna per fissare qualche cosa. Venendo dall'esterno e frequentando per la cultura molti di questi luoghi, molti di questi personaggi, perché li attraversiamo culturalmente, diciamo, è anche un libro che dice cos'è Sant'Arcangelo e quindi che cosa non è Sant'Arcangelo. Cioè lascia una traccia molto puntuale di cose che possiamo, credo, condividere tutte e tutti rispetto al senso dell'abitare Sant'Arcangelo come un luogo di cultura, un luogo elettivo, un luogo sicuramente anche turistico per le specificità e molteplicità che in un territorio tutto sommato piccolo tendono a connettersi con questo dialogo straordinario che fa tra il presente, diciamo, e il passato, cioè trovare, diciamo, la storia di Sant'Arcangelo insieme ai mutoi all'interno della stessa argomentazione è qualcosa che fa risuonare esattamente come, diciamo, delle pitture sacre, così come la street art, perché Sant'Arcangelo, diciamo, in questo libro emerge come un luogo in, non so, sembra quasi che l'origine della civiltà sia in qualche maniera venuta qui, e forse un po' è vero, ma non credo che sia. Cioè, ci ho pensato molto spesso, non credo che sia una mitomania da parte del, diciamo, della scrittrice o del sant'arcangiolese. Mi sono quasi un po' convinto che sia vero, cioè che ci sia molto di più di quello che cioè molto non scritto rispetto a quanto abbiamo raccontato. E credo che per quanto riguarda, per esempio, la storia delle grotte, probabilmente i riti più arcaici in cui si è forgiata la nostra umanità forse hanno trovato una densità proprio qui, e mi piace. Mi sembra che sia più credibile questa storia rispetto a vedere come semplici fortificazioni, luoghi in cui mettere cibo o armi. Quindi credo che, così come quando parla della poesia, così quando si parla del teatro, così come quando si parla del cinema, sono tutte componenti che ogni città potrebbe aver avuto in qualche maniera, perché qualsiasi città ha avuto qualche tipo di attore o di attrice, ha un suo teatro, la sua storia, la sua tradizione. Ma qui, diciamo, ci sono sempre dei saperi fondativi in qualche maniera, no? E che i sant'arcangiolesi sono stati bravissimi a raccontare negli anni, con tutte le iniziative legate alla cultura, e a mantenere vive nel presente, cioè portando quelle tradizioni nel presente, che sono le nuove generazioni di poetesse sant'arcangiolesi, ad esempio, che fanno sì che sia un sapere che si rinnova continuamente. Quindi Sant'Arcangelo, come dire, non è un passato, ma è un presente continuo. E questo libro, riuscendo a muoversi in chiave evolutiva, ma non necessariamente storica dalle origini ad oggi, no? Muovendosi per luoghi, riesce a creare, diciamo, questo tipo di sensibilità con cui avvicinarsi a questo luogo. Quindi credo che sia un oggetto prezioso sia per chi abita questi luoghi, sia per quelli che possono essere cittadini temporanei, che sicuramente, semplicemente per essere passati qui all'interno, possono riconoscerli e riconoscersi approfondendo ancora di più. Però meglio di me, abbiamo una serie di ospiti che ci possono parlare
diciamo, di questo lavoro. Prima diamo la parola al presidente della Proloquio, perché senza, diciamo, di lui non avremmo avuto questo oggetto meraviglioso e forse anche l'ardire di dare, diciamo, a Rita il compito, diciamo, di fare questo tipo di lavoro. Prego. Grazie Box, buonasera a tutti. Dopo la sindaca e dopo Box fare un altro racconto comincia a essere complicato. È chiaro che sono anche un po' emozionato, perché è la prima pubblicazione della mia carriera alla Proloquio, chiamiamola così. In realtà con questo è il 16° volume che la Proloquio, in 20 anni della sua nuova, per dire, società, ha pubblicato nella città di Sant'Arcangelo. Qui abbiamo Pino Zangoli, che è uno dei primi fautori, che farei un grande applauso come presidente onorario della nostra associazione, grande memoria a riscoprire sempre le cose che riguardano Sant'Arcangelo. Bene, grazie Rita, tanto lo dico subito da adesso, poi dopo gli altri ospiti ci racconteranno e ti interrogheranno su tutto il lavoro che hai fatto. Quella della 16ª pubblicazione l'abbiamo già detto, volevo ringraziare anche i soci precedenti negli anni passati, perché questo lavoro qui noi lo vogliamo continuare, è sempre bello ricordare che prima di noi qualcun altro l'aveva fatto, e quindi questo è sempre un ricordo che a me piace, almeno mi piace sempre farlo. Alcuni esempi per quanto riguarda le pubblicazioni, per parlare della città di Sant'Arcangelo, è stato fatto Fra storia e memoria, dedicato alla storia del nostro ospedale, che è una grande, e questo edificio dove ci troviamo. Sotto il segno delle corna, siamo a Sant'Arcangelo e alla fiera di San Martino, quindi i libri di Elia Calavotti sulla cronaca di Sant'Arcangelo, un volume, un tomo tosto, che invito tutti, lo trovate presso di noi, che parla veramente dal Novecento fino ad arrivare agli anni, quasi ai giorni nostri. E poi alcuni volumi di poesia in dialetto e cucina romagnola, quindi spaziamo un po' da tutte le parti, con un libro come Ricette in soffitta e un Pisa Dracuntè del Rino Salvi, scomparso tempo fa, grande fautore di queste iniziative. Bene, la nostra missione, come vedete, mi sono preso degli appunti per non sbagliare, è quella di contribuire alla conoscenza e allo sviluppo della città. Crediamo che nessuno possa coinvolgere e attrarre viaggiatori, turisti, residenti meglio di chi lo fa nel proprio territorio, quello che diceva Boccia in sostanza prima, al quale dedica passione, impegno e curiosità. In realtà noi siamo un'associazione di volontari, quindi il fatto di avere un grande senso di appartenenza è fatto bene a ricordarlo, e in effetti Sant'Arcangelo ha uno dei grandi pregi, che i cittadini di Sant'Arcangelo e amici di Sant'Arcangelo, quando sono a Sant'Arcangelo, insomma, cercano sempre di valorizzare al meglio. Il volume in vendita oggi qua è a un prezzo speciale, ci dovrebbe essere Soldati della Paolo Nofri, che ci racconta un po' la finalità del ricavato di oggi, se ce lo vieni a dire te, così portiamo via un minuto ancora, che credo che sia importante anche nelle cose che si fanno in questa occasione. Prego. Grazie Filiberto, grazie alla Rita per aver voluto destinare l'incasso di questa sera del volume all'associazione Paolo Nofri. Molti di voi la conoscono. Volevo solo dire in un minuto quello che serve il ricavato di questa sera. Vogliamo comprare un emulatore per l'ospedale di Sant'Arcangelo, in particolare per il reparto di lungodegenza, che serve soprattutto per poter riuscire a far comunicare i malati di SLA sia con il personale sia con il proprio familiare. Si tratta semplicemente di un monitor con cui, attraverso un laser, il paziente può collegarsi attraverso gli occhi e può colloquiare. Cosa bella, solo che è costoso, costa 11 milioni e 500 mila lire. Se volete contribuire, vi ringrazio molto, vi ringraziamo noi. Il dottor Rimoni, presidente della nostra associazione. Grazie. Grazie, nostro soldato. Un ultimo passaggio.
A gennaio 2024 consegneremo alle prime medie di Sant'Arcangelo, Scuola Saffi e Franchini, qualcosa come 300 copie da destinarsi ai bambini di prima media, a loro, ai genitori, al corpo insegnante, eccetera, per fargli vedere come l'ultimo lavoro fatto dalla Rita e farli entrare dentro su Sant'Arcangelo, che probabilmente in molte famiglie cose non le conoscono, quindi uno strumento di questo tipo può aiutare anche a conoscere meglio la città e chissà che non ci possa essere qualche giovane millennial che ci possa appassionare sempre di più la città. Questo nel 2024, ne faremo altre 300 copie nel 2025, quindi per 2 anni consecutivi alle prime, in modo di diffondere sempre Sant'Arcangelo in tutta la nostra comunità, quindi credo che sia una grande bella cosa. E per finire, qui mi spendo per quanto riguarda la nostra associazione, poi lascio la parola a Riva, a Pierangelo e a Boccia a interrogare Rita sul lavoro fatto. Proloco abbiamo detto, voglio sottolineare che è un modello vincente e convincente. Siamo un villaggio globale, moderno, mutevole nel tempo, vere sentinelle delle culture e dei valori del nostro popolo. Grazie. Dico questo perché ci dobbiamo sempre ricordare che il mondo del volontariato si spende sempre alla ricerca e soprattutto anche alla memoria. Qui dovrei ringraziare la Simona, Tontini, la Focus per il lavoro che facciamo insieme, però ognuno per la propria parte si ricorda sempre che c'è sempre un gran lavoro da doversi fare. Grazie ancora. Grazie anche agli sponsor che ci hanno sostenuto, perché sono fondamentali per andare avanti. Microfono. L'avevo in testa la lista, ma è scritto la matita. A Baroni, Petroli Baroni, che è qui questa sera, alla Malatestiani in rappresentanza del suo direttore Gianni Giampi, e Edil Impianti, non so se la Patrizia c'era o Gianluca, comunque c'era stamattina, lo erano impegnati, quindi era doveroso fare un cenno anche a loro. Grazie ancora, scusate. E dicevo, i lavori sono sempre ideati da qualcuno, però senza un sostegno, poi lavori come questi di una collettività e quindi anche degli sponsor che fanno sempre dei lavori, diciamo, sono fondamentali in questo tipo di cose, è impossibile farle. Però siamo qui appunto per discutere questo volume, bello l'idea di fare di donarlo per esempio alle scuole, sarebbe interessante fare un lavoro, diciamo, sui luoghi, magari con i loro smartphone, mandarli in giro a raccogliere foto con hashtag eccetera, visto che per coinvolgere la generazione Z, questo libro si presta, è un libro anche altamente visivo. Però dicevo, chi più di me può dire qualcosa sono sicuramente le persone al tavolo con me, che sono Gigi Riva e Pierangelo Fontana. Darei la parola a Pierangelo per iniziare. Grazie. Dunque, a me è stato chiesto un compito particolare, quello di presentare Rita Giannini, autrice di questa pubblicazione. È un incarico, un compito per me ovviamente piacevole, complicato e facile nello stesso tempo. È un incarico piacevole perché Rita è una cara amica da tempo immemore. L'ho conosciuta che lavorava all'ufficio scuola del comune di Sant'Arcangelo, è passato un po' di anni. Sono passati un po' di anni, sì. Quindi in questa occasione la possibilità di introdurre, di presentarla, per me è un vero piacere. È anche però un compito difficile per i tanti campi di interesse e di studio che negli anni Rita ha maturato, con le conseguenti pubblicazioni numerosissime, con gli interventi che ha prodotto e le significative collaborazioni. Sono più di 60 le pubblicazioni riportate nel catalogo della nostra rete, della rete bibliotecaria di Romagna, e che vedono Rita quindi come autrice, oppure come coautrice o come curatrice dei volumi. Sì, ma no. Sì, ma sì. E ovviamente per motivi di tempo non ve li posso citare. Ed escludo ovviamente anche tanti articoli che ha pubblicato sui periodici con la quale Rita lavora. È un compito però, come dire, anche facile per me, agevolato dal fatto che tanti di voi, numerosissimi qui presenti, di fatto la Rita la conoscete già.
ne avete letto le, appunto i suoi articoli sui giornali, sulle riviste, avete avuto sicuramente modo di sentirla in, in alcuni degli incontri e degli eventi cui ha, nei quali Rita è stata protagonista. Ed è proprio appunto partendo da questa ultima considerazione, che, da questo presupposto, che ho preparato una, come si chiama, una biobibliografia estremamente sintetica, perché il tempo stringe, che adesso vi leggo. Rita si è laureata in scienze politiche a Bologna, poi si è specializzata in giornalismo a Roma con un master in comunicazione pubblica a Bologna. Ma come detto, come già stato detto, Rita non è solo una giornalista, ma pure una ricercatrice, una scrittrice che si dedica soprattutto alla critica letteraria e teatrale. È direttore di periodici e radio locali e svolge la sua attività editoriale e saggistica collaborando con quotidiani e riviste, tra cui è giusto che ricordi il Parlare Franco, di cui è anche nel comitato di redazione. Il Parlare Franco è un periodico, lo dico per chi non ha avuto modo di conoscerlo, il cui numero è uscito nel 2001, ha un ruolo fondamentale proprio per la valorizzazione del dialetto e della poesia dialettale, non solo romagnolo. Nella sua professione ha curato, anche questo è giusto sottolinearlo, la rubrica Racconti d'autore sul sito della Regione Emilia-Romagna Creativa. Chi non l'ha ancora fatto, se può andare, sono online, sono molto interessanti queste dirette. Ecco, ha diretto il Servizio Cultura della provincia di Rimini, veniva citato anche prima, e in questo suo ruolo numerose sono state le attività e le iniziative che ha svolto. Cito solo come esempio, perché lo ritengo molto significativo, il cofanetto in 7 volumi La voce dei poeti, anch'esso edito da Pazzini nel 2006. Ha lavorato poi sempre in provincia all'ufficio stampa, ha lavorato all'associazione Tonino Guerra, e, oltre a questo chiaramente si è occupata di organizzazione di eventi culturali. E di Tonino Guerra, come sapete, è stata assistente e curatrice di testi ed è la biografa ufficiale. E con lui ha curato tanti volumi, segnalo solo perché è fondamentale la cronologia inserita nell'opera omnia di Guerra, L'infanzia del mondo, edito da Bompiani nel 2018. Ma non solo Guerra, ha frequentato anche gli altri autori, in particolare la Giuliana Rocchi. Ricordo che ha pubblicato la raccolta postuma delle poesie inedite di Giuliano e Le parole nel cartoccio del 1998. Si è dedicata anche a Nino Pedretti, lo cito perché la biblioteca, come sapete, ha dedicato questi ultimi mesi appunto al centenario della nascita di questo nostro grande poeta, e a Nino Pedretti ha dedicato un'importante cronologia che era nell'opera Prospettive critiche sulla poesia e musica negra d'America, edita da Raffaelli nel 2022. Poi ci sono gli altri sono la canzone. Ora è pensionata. Però, appunto, anche perché ha un po' più tempo, continua i suoi studi e le ricerche in ambito storico-artistico, ovviamente legate alla poesia dialettale e ai poeti Sant'Arcangiolesi nello specifico, come abbiamo visto, ma anche nel campo teatrale, della critica teatrale. E su questo ricordo, perché è un'opera che è rimasta fondamentale, che nel 1993 ha pubblicato un volume, Una storia meravigliosa, edito da Sapignoli, che è un po' la storia fondamentale dei primi 20 anni del Festival di Sant'Arcangelo dei Teatri. Beh, prodotto diverse guide culturali, turisti della provincia, in particolare segnalo per l'importanza i sentieri magici della Valmarecchia del Touring Club 95. Ora mi ha scritto, questo me l'ha scritto lei, da qualche esempio tra la sua produzione ha trovato spazio anche per la composizione poetica in dialetto e in lingua. Ecco, questo ancora è un aspetto che sarà il prossimo libro. Ecco, avete un'anteprima in questo modo. Padre Sant'Arcangiolese ha sempre frequentato la vita culturale di Sant'Arcangelo anche a livello formativo, professionale, come dicevo prima, per miei anni ha lavorato all'ufficio scuola del nostro comune, e soprattutto
si è dedicata alla valorizzazione di Sant'Arcangelo e della sua vita culturale. Però dagli anni della sua maturità non risiede più qui a Sant'Arcangelo. E questo forse penso che sia un giusto distacco per poter avere elaborato con giusto distacco appunto un libro come quello di cui parliamo e presentiamo questa sera. Grazie. Grazie. Non credo di dovervi presentare Gigi Riva, quindi non lo farò. Attento lettore, diciamo, tra i primi lettori di questo volume di Rita, quindi Gigi, a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Beh, immaginatevi, diceva prima il Presidente della Proloco, intervenire per terzo, immaginatevi intervenire per ultimo, non so cos'altro dire, se non che quando sono arrivato alla fine delle 190 pagine di questo volume, peraltro molto illustrate, ho pensato che la frase finale avrebbe dovuto essere una cosa del tipo "e ho detto tutto", no? Nel senso che io sono, come molti di voi sanno, un sant'arcangiolese acquisito, sono uno che voleva venire a Sant'Arcangelo a vivere molto prima che questo sia successo poi nella realtà, perché venivo al festival che ero un ragazzino e quindi Sant'Arcangelo aveva per me, il nome di Sant'Arcangelo già dai tempi delle superiori mi evocava un mondo fantastico, per me Sant'Arcangelo era una sorta di Bengodi che poi ho visto in realtà essere davvero tale. Mi è già capitato in altre occasioni di dire che ho contato un anno in cui non potevo credere quanti giorni di festa ci fossero in piazza e ne ho contati 41 oltre alle feste comandate, cioè esclusi sabato e domenica e feste comandate, questo paese ha 41 giorni di qualche festa in piazza. Credo che sia un record del mondo o poco ci manca, no? Quindi ho un legame di Sant'Arcangelo lunghissimo, molte delle cose che sono scritte nel libro le ho imparate a spizzichi e bocconi, cioè qualche volta ti interessi dell'aspetto culturale di Sant'Arcangelo, che è tanta parte, no, della sua fama, cominciando la festa del teatro, ma sono tutti gli autori di cui poi magari con Rita parleremo un attimo, poi qua si mangia bene, poi qui, allora a un certo punto è cominciato nel mondo questa sorta di scoperta dei viaggi culturali culinari, beh qua si facevano già da prima i viaggi culturali culinari prima che diventassero diciamo così di moda e quasi fosse una parola d'ordine obbligatoria, quindi se qualcuno volesse andare a ritrovare quali sono stati i primi viaggi culturali culinari doveva venire a Sant'Arcangelo. E quindi il primo grazie che devo dire a Rita è che lei è riuscita a riassumere in un volume tutto quello che c'è da sapere, cioè è chiaro che poi uno può approfondire, no? E quando si diceva a proposito della sua scrittura, che ovviamente ha spaziato, come ci ha ricordato Pierangelo, in vari ambiti, ma credo che nella stesura di questo libro gli sia stata molto cara la sua esperienza di giornalista, proprio perché è riuscita a usare quella sintesi che è tipica di chi fa del giornalismo, è riuscita a condensare tutto quello che è indispensabile sapere. Quindi credo che questa sia la dote migliore di questo libro, che uno si legge come se fosse una favola, dice ma cos'è questo paese? Cioè uno che lo leggesse da fuori, no? È vero come diceva il sindaco che è importante per i sant'arcangiolesi, molti dei quali magari non sanno tutto quello che c'è scritto in questo paese, perché non c'è nulla come, non so, io sto a Sant'Arcangelo, so che è bello, so che succedono tante cose, so che storicamente ci sono state tante cose, ma poi non le so collocare. Bene, questo libro vi aiuta a fare tutto questo, ma soprattutto per chi viene da fuori, perché una persona che arrivasse da fuori si potrebbe dire, nel momento in cui ha letto questo volume, ma cos'è questo luogo? È possibile che esista un luogo dove succedono e sono successe tutte queste cose e soprattutto si sono succeduti, soprattutto nell'ultimo periodo, nell'ultima fase della storia, una serie di personaggi che sono diventati, che hanno acceduto Sant'Arcangelo, sono diventati degli enormi personaggi a livello non solo italiano ma anche mondiale. Tanto che io mi sono sempre chiesto, adesso io magari li avevo contati male, adesso leggendo il libro di Rita e mettendoli tutti assieme erano molto di più di quelli che pensassi, ma mi ricordo che appena arrivato a Sant'Arcangelo io mi dicevo ma com'è mai possibile che
un paese di 20.000 abitanti abbia prodotto nello stesso periodo di tempo quattro persone che hanno vissuto di poesia, cioè credo che sia la percentuale maggiore al mondo, no? Quattro persone contemporaneamente viventi, io ne contavo quattro, dopodiché ho scoperto che forse oltre a questi quattro molti altri campavano, a dirvi di una straordinarietà, di una, lo chiamano genius loci, no? Che qui ci sia una sorta di genius loci che permette a chi abita da queste parti di respirare un'atmosfera tramandata nei secoli, si dice camminiamo sulle spalle di giganti, ecco, il libro di Rita è la prova provata che in questo paese noi davvero camminiamo sulle spalle dei giganti e se siamo bravi di farlo, camminando sulle spalle dei giganti, riusciamo a guardare molto più lontano. Però io immagino che voi siete già stanchi di sentire me e che vogliate invece sentire l'autrice, giustamente. E quindi, Rita, adesso ti tocca, sei pronta? Il tempo delle caramelle, perché fuori non fa caldissimo. E quindi, detto tutto questo, io volevo chiederti, immagino che nonostante il tuo periodare e il tuo scrivere sia stato asettico in qualche modo, cioè tu hai dato, hai fornito un sacco di informazioni, ma che il tuo cuore magari avesse delle preferenze, diciamo così, nell'excursus che tu ci hai dato di tutti questi personaggi che attraversano il libro. E dunque ti chiedo di fare un po' di spoiler adesso, cioè dici tu, no, a chi ti sei affezionata di più di tutti questi personaggi che hai ricapitolato nel libro. Che domanda difficile. Prova? Sì. Mi metto in difficoltà con una domanda così perché allora faccio un passo indietro e vale, puoi dire tutti che la cavi così. Vado a quegli anni 80 dove appena laureata ho iniziato a lavorare in municipio e avevo l'ufficio davanti a quello del sindaco, per farla breve. Quindi tutti i personaggi sant'arcangiolesi illustri che venivano a trovare il sindaco facevano delle lunghe attese e era proprio di fronte il mio ufficio, quindi si sedevano nel mio ufficio. Confine. E quindi un giorno arrivava Augusto Campana, un giorno che io poi accompagnavo in biblioteca e rimanevo con lui a chiacchierare e a guardare mentre lui sfogliava questi libri antichi. Un giorno veniva Federico Moroni. Scusa, posso interrompere? A me mi ha sempre fatto impressione che quando è morto Augusto Campana al funerale c'era Arvi Caetello. Cioè, a Sant'Arcangelo, al funerale di Augusto Fontana, c'era Arvi Caetello, uno degli attori più famosi del mondo. Scusa, per dire delle cose eccezionali che succedono da queste parti. Certo. Allora, ecco, la cosa eccezionale, Augusto Campana, lo dico perché è un aneddoto carino, non aveva mai rilasciato interviste, se non ad Adriano Sofri, che era stato suo allievo, perché Augusto Campana, sapete tutti, è il più grande studioso, diciamo, tra i più grandi studiosi italiani del Novecento, docente, una figura straordinaria anche dal punto di vista umano, però non aveva mai rilasciato interviste perché Campana diceva che un giornale non si può, in un giorno non si può scrivere qualcosa, lui non lo scriveva neanche in 20 anni perché da grande ricercatore studioso che era prima voleva ben sapere quello che avrebbe scritto, voleva essere certo. E quindi si stupiva che un giornalista scrivesse oggi per domani, per lui era una cosa inconcepibile. Però quando io ho insistito molto perché lui era stato anche insegnante di Tonino Guerra e quindi ho insistito molto che mi rilasciasse un'intervista su Tonino Guerra studente e lui da prima ha detto di no, poi dopo andavo spesso a casa sua, siamo ritornati sull'argomento, insomma un bel giorno si è deciso e mi ha detto faccio questa intervista, però lo sappia, è la seconda e ultima intervista che faccio. La prima l'ho rilasciata da Adriano Sofri, la seconda è sua. Peraltro pure presente al funerale, certo. C'era pure Adriano Sofri. E quindi io sono stata molto felice perché ho avuto questo grande, grande, grande onore.
Dunque, dicevo, questo ufficio era frequentato da questi personaggi stupendi. Tonino Guerra era appena tornato da Roma e tutti i giorni veniva in municipio. Molti giorni il sindaco non era disponibile o non c'era, doveva andare via, quindi rimaneva a lungo a chiacchierare con me e mi raccontava appunto che sarebbe arrivato Rosi, sarebbe arrivato Mastroianni e avrebbe organizzato un incontro, stava girando un film, insomma, per farla breve, lì è nata la storia, diciamo, la mia storia, il mio ruolo di biografa con Tonino Guerra, perché lui ad un certo punto ha detto: ma sì, vuoi fare la giornalista, io le armi, devi fare, ma non ti devi interessare di tutto, no, devi prendere un tema e seguire quello. La cultura, bene, se poi nell'ambito culturale inizi a seguirmi e quindi inizi a scrivere quello che faccio io, vedrai che ti specializzi e ti verrà utile. E quindi è nata questa collaborazione. Peraltro, adesso la faccio breve, peraltro insomma mi chiamava tutti i giorni, quindi quando uscivo dal lavoro, vieni perché mi accompagni nel tal posto, andiamo a visitare quello, devo fare un libro, quindi ti faccio, ti detto delle cose, me le scrivi, e quindi è nata la collaborazione, è diventato un lavoro. Nello stesso tempo però, in municipio eravamo pochissimi, quindi io ero dirigente del settore scuola, sport e servizi sociali, ma in realtà anche il settore cultura era scoperto e quindi mi davano degli incarichi anche in quel settore, quindi il convegno sul crocifisso del 300 riminese e la poesia dialettale, quindi ho iniziato veramente la mia formazione ad ampio raggio lavorando in municipio Sant'Arcangelo. E devo dire che quando sono qui, la colpa è tutta del sindaco di allora, che era Zoccoli, mi ha convinto ad andare a Rimini perché dovevamo preparare l'arrivo la nascita della provincia e quindi doveva piacere che ci fosse qualcuno che seguisse la comunicazione e le relazioni esterne. Sono andata, ma per un mese io tutti i giorni piangevo, mi affacciavo sulla piazza, anonima piazza della provincia di Rimini, che era un parcheggio schifosissimo, pensavo a Sant'Arcangelo, piazza Ganganelli e a quello che avevo perso, ma non soltanto il paesaggio che avevo perso, ma gli amici, i colleghi e tutti questi personaggi, cioè tutti i giorni mi dicevo, vedevo Tonino Guerra, ma vedevo anche Fucci che in quel tempo lavorava in biblioteca, vedevo Flavio Nicolini, e la Giuliana Rocchi tutti i giorni mi invitava a casa a mangiare, dormivo anche da lei, avevo delle frequentazioni meravigliose. A Rimini tutto questo mi mancava da matti, quindi ho dovuto sopperire e quindi tornavo sempre a Sant'Arcangelo e quando potevo, anche a parte che abbiamo subito iniziato abbiamo aperto tutto Sant'Arcangelo, abbiamo ripreso l'attività della rivista di tutto Sant'Arcangelo, quindi scrivevo spesso sulla rivista e anche ogni giorno scrivevo per la Gazzetta di Rimini una pagina intera di cronaca su Sant'Arcangelo, quindi tutti i giorni per un tot di anni. E quindi, ma quante vite hai avuto? Tutto questo, badante di Tonino, tutto questo ti dico ha fatto sì che io poi seguissi queste strade. Ecco, di che cosa mi potevo occupare se non di questo? Ormai per me era la vita. Così come lo è stato anche il fatto stesso di non dormire a Sant'Arcangelo, nel senso che per scelte di vita risiedo da un'altra parte, ma questo non vuol dire niente perché io vivo a Sant'Arcangelo, di fatto l'abito, perché ci vengo tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno, quindi la sento mia. E questo libro è figlio di questo amore, volevo dire questo. È vero, è un lavoro di tanti anni ed è un lavoro di letture, di studio, di ricerche di tanti anni e che ho portato a sintesi ultimamente, però devo dire che proprio l'ho voluto fare perché lo sentivo che questa città che sento mia, avevo bisogno di fare un omaggio a questa città e a questi personaggi che mi hanno dato tanto. Questa è la motivazione principale. Però non ci hai detto chi sono i tuoi favoriti, hai eluso la domanda, va bene. Senti. Ne ho dimenticati tanti, però vorrei aggiungere due o tre figure. Due matti meravigliosi che venivano tutti i giorni, uno si chiamava Cola ed era il fratello di un altro matto che ha dato un colpo con l'accetta al sindaco e l'altro era Burro.
che non era un mago, su cui è stato fatto un film, interpretato da Pozzetto, e pur era un'anima gentile, non era un mago, era una persona ingenua, ma un animo gentile, che scriveva le poesie, mi scriveva e mi portava questi fogliettini con queste poesie dedicate, che poi sono state pubblicate. Ecco, vorrei ricordare i matti, ma poi vorrei ricordare, oltre a tutti questi grandi artisti e questi intellettuali meravigliosi, vorrei ricordare un sindaco che per me è stato molto importante, un esempio di vita, Romeo Donati. È stata la prima figura che ho intervistato, perché facendo la tesi sul Festival di Sant'Arcangelo, poi è diventata un libro, il mio interlocutore di riferimento era Romeo Donati, e voi sapete che Romeo Donati è stato il sindaco che ha aperto la strada futura alla Sant'Arcangelo di oggi, cioè se oggi Sant'Arcangelo è così, grande parte del grande merito l'ha avuta questo sindaco, e per me è stato veramente, come figura umana e come amministratore, come politico, veramente una figura di riferimento, e quindi la tua, ecco, la risposta è qui. Molto bene. Senti, nel citare Burro, e quindi il film che è stato fatto, sceneggiatura di Tonino Guerra, sì, se non ricordo male, sì, mi viene in mente che in realtà, oltre, diciamo così, agli indigeni, attorno a Sant'Arcangelo sono girate negli ultimi tempi figure straordinarie. Qualcuno ha ricordato Mastroianni, prima Mastroianni lo trovavate a San Giovenna spesso a mangiare, abbiamo detto di Abi Keitel, che era qui per il funerale di, ma appunto Pozzetto, ma tanti, ma tanto uomo che lo abbia a dire, come il fatto che adesso ci siano due festival di cinema a Sant'Arcangelo, oltre che accompagno il teatro eccetera, sia qui non per caso, uno perché è figlio di Tonino, che poi si è occupato di cinema e di qui, e anche una sant'arcangiolese che è andata a vivere a Los Angeles, avendo respirato tutto questo humus culturale, evidentemente ha voluto restituire qualcosa a questa città, cioè c'è un'osmosi local tra questo paese e il resto del mondo, che pure è interessante citare. Ma un piccolo aneddoto se lo posso raccontare io, che dopo aver girato Burro, Pozzetto ha scoperto Zaghini, e avendo scoperto Zaghini per molto tempo, lui spessissimo, dicono una volta alla settimana, magari sarà stato una volta ogni due, ma comunque partiva da Varese, veniva a Sant'Arcangelo, non diceva una parola, si sedeva a un angolo di Zaghini senza dire una parola, e gli portavano uno dopo l'altro quattro piatti di tagliatelle. Dopo che li aveva finiti, andava alla cassa dove gli avevano preparato 2 chili di tagliatelle da portare via a Varese per continuare, diciamo così, una sua particolare dieta, e quindi se ne andava. Quindi, per dire quanto il fatto che Burro era stato girato anche qui, è stato girato qui a Penaviglia, eccetera, e quindi gli attori che sono venuti a Sant'Arcangelo in qualche modo ci sono rimasti legati, Riondino per esempio. Qualcuno è anche tornato ad abitarci. Il prossimo libro, prima devi scrivere il tuo libro di poesie, ma credo che il prossimo libro tu debba dire anche i personaggi che hanno girato attorno a Sant'Arcangelo e che si sono inurbati a Sant'Arcangelo non essendo autoctoni. Ma una cosa ti volevo chiedere, che una domanda che mi viene stimolata dalle cose che ci hai detto. Il vantaggio di avere avuto una visione di Sant'Arcangelo prima miope e poi presbite, cioè prima dal di dentro e poi dal di fuori, no? Ti ha dato un vantaggio competitivo nello scrivere il libro, cioè il fatto di avere potuto guardare Sant'Arcangelo anche con un cannocchiale, anche se era un cannocchiale brutto perché vedevi delle brutture guardando dalla tua scrivania piuttosto che questo, ecco, e hai potuto misurare il valore di Sant'Arcangelo anche per paragone rispetto agli altri luoghi dove sei stata, e questo è stato un ulteriore stimolo? Certo, certo, come no. Io tuttora non amo Rimini e non ci vado neanche volentieri, cioè non vado neanche al cinema. C'è qualche riminese qua. però io ci sono nata a Rimini, ma veramente non l'ho mai sentita mia, ma neanche un po'.
E anzi, devo dire che più sto distante da Sant'Arcangelo, quando torno anche dai viaggi, dalla Cina o da dove vado, arrivo a Sant'Arcangelo e mi sento bene. Perché non è solo quando arrivo già dall'autostrada e vedo il profilo, lo skyline di Sant'Arcangelo, già mi sembra di stare meglio, e poi mi sento, dico, finalmente sono a casa. Ed è proprio una sensazione bellissima. Però dicevo, guardandolo da fuori, probabilmente vedo soltanto le cose positive, no? Il fatto che, cioè, non so, io non ci pago l'IMU, non ci pago la tassa dei rifiuti, oppure... Però vedendola da fuori, spostandomi oggigiorno, io vedo solo le cose belle. Possiamo rivediamo. La cosa... Hai preso nota. La cosa meravigliosa è che io mi muovo, perché dico, vado a Sant'Arcangelo perché oggi voglio fare una passeggiata nelle contrade, perché lì vado a salutare la Giuliana Rocchi, oggi vado al cimitero perché al cimitero ci sono tanti amici che voglio ricordare, oppure incontro gli amici viventi e mi piace scambiare due parole. Peraltro, ripeto, non è che non vengo a fare niente, qui c'è sempre tanta roba, cioè tutti i giorni c'è qualcosa da fare, da vedere, e quindi non ci si annoia mai. E la cosa più bella è che quando porto altre persone, oppure quando lavoravo e portavo delle personalità, non li portavo mai a Rimini, portavo sempre a Sant'Arcangelo e rimanevano sempre stupiti. E questa cosa mi piaceva un sacco, e dicevo, ora non sono solo io che sono così innamorata, questo stupore che mi si rinnova sempre. Vedo che anche nelle altre persone capita questo, e quindi ho capito che Sant'Arcangelo è una calamita e ha questa capacità di attrarre, e quindi io non mi sono sbagliata, anzi è una conferma, e questa attrazione la dimostra il fatto che tanta gente come te, no, ha scelto di abitarci pur non essendo. Una delle fotografe, e vorrei ringraziare tutti i fotografi che hanno collaborato a questo libro, una delle fotografe che oggi è malata, non c'è, Maria Antonietta Leorato, veniva anche lei dal nord come te e ha deciso di abitare a Sant'Arcangelo perché si è innamorata di questo paese, e poi l'ha fotografato e ha anche realizzato un piccolo libro con le sue foto. Quindi, ma siamo in tanti, ma insomma la mescolanza credo che poi alla fine faccia bene anche a Sant'Arcangelo, no? Senti, volevo chiedere, insomma, chi è che aveva coniato la definizione di Sant'Arcangelo come la Capalbio sull'Adriatico? Quindi più popolare di quella originale, ma sai che forse l'ho detto io? Tonino diceva, perché c'è stato un periodo, no, che tutti parlavano della Regione Romagna, nascerà la Regione Romagna, erano un po' allarmati, un po' erano contenti, ma in realtà in questa diatriba Tonino si è infilato come sempre con la gamba tesa, col suo modo, e diceva, ah, se si fa la Romagna la capitale è Sant'Arcangelo, perché è la capitale ideale, non volete mica che sia Bagnacavallo, ma per carità, oppure è la capitale è Sant'Arcangelo. Quindi era andato subito a parlare con quelli della Mar, come si chiamano, che si davano da fare per... E aveva messo le mani avanti, se dovete scegliere una capitale, quella esatto. Senti, a proposito di questo, come hai vissuto il temporaneo tradimento di Tonino che abbandona Sant'Arcangelo e va a Napoli? L'ho vissuto male, anche perché dopo io sono stata costretta a seguirlo per Nabilli. No, adesso a parte questa... Allora, Tonino cercava uno spazio, cercava il contatto con la natura. Allora, lui è tornato da Roma e pensava di ritrovare una Sant'Arcangelo come quella che aveva lasciato, non era più così. E quindi gli mancava quel contatto con la civiltà contadina, ma soprattutto con la natura. E qui non è riuscito a ritrovare quello che lui cercava, e quindi si ricordava quando da piccolo lo portavano a Penabilli perché in estate gli facevano passare qualche settimana lassù per paura della tubercolosi, quindi insomma rimaneva spesso a Penabilli. In più i suoi genitori facevano i commercianti e quindi trafficavano Sant'Arcangelo Penabilli, lui conosceva questa cittadina e ha scelto, grazie anche al fatto che poi gli è stato offerto una casa meravigliosa in uno spazio meraviglioso,
ha scelto di trasferirsi lì. Non è stata una scelta facile anche per lui, perché lui non voleva lasciare Sant'Arcangelo. Prima ha cercato parecchi anni qui una casa in campagna, una casa colonica, e poi alla fine, insomma, all'inizio andava qualche volta, poi si è stabilito definitivamente, anche se non è che stava sempre a Penabili, perché stava 2 mesi in Russia, poi si spostava molto per lavoro, e comunque solo negli ultimi anni è stato molto a Penabili, però quando stava male ha deciso di tornare a Sant'Arcangelo. Quindi smentisci la favola che se ne andò offeso perché non gli avevano messo il ciliegio in piazza? No, no, è qui, sai, sei la biografa ufficiale qui. Anche perché ciliegio, sei la Cassazione in questo caso. Il ciliegio l'hanno messo, il ciliegio è stato piantato, cioè, ne ha parlato anche Moravia, ne ha parlato in tanti. Il ciliegio è stato piantato e purtroppo è morto. La colpa, insomma. Appunto, leggenda vuole che lui volesse che fosse ripiantato e ha rifiutato sdegnosamente. Anzi, se nella piazza ci sono delle piante foglia caduca, è il merito di Tonino, perché ha insistito di togliere i lecci, perché al tempo fu una battaglia immensa, perché i lecci tolti da lì moriranno, invece poi sono stati trasferiti al Parco Francolini, quasi tutti hanno continuato a vivere, perché Tonino diceva: vorrei che in queste piante si potesse leggere il passaggio delle stagioni, e quindi devono essere foglia caduca, e gli amministratori hanno non solo raccolto il suggerimento degli alberi a foglia caduca, ma anche la piazza. La piazza è così grazie ai suggerimenti di Torino Guerra, quindi direi che anche se gli screzi con gli amministratori ci sono sempre stati, ma è normale, non è che è andato via, perché anzi ci sono stati degli amministratori con cui Tonino aveva, ad esempio la Cristina Garattoni, aveva un rapporto meraviglioso, e quindi no, è più una leggenda. Va bene, cioè, abbiamo la verità assodata dalla Cassazione di Tonino Guerra stasera, quindi diffondetela per Sant'Arcangelo. La storia del ciliegio è una fake news, come si dice oggi. Senti, ci dici qualcosa di Raffaello Baldini? Visto il luogo in cui siamo, visto io per esempio, forse quello, io mi espongo, io dei poeti di Sant'Arcangelo quello che amo di più. Allora, io li amo tutti. Tutti, moltissimo. Io ho detto di più. Ecco, purtroppo non ho conosciuto Pedretti, e quando ho curato la sua biografia ho fatto fatica, perché non mi sentivo così coinvolta, perché non l'avevo conosciuto, anche se avevo letto tutto di lui da sempre, insomma, da quando ero ragazzina, però non mi è dispiaciuto molto. Invece ho conosciuto bene Rina Macrelli, ho conosciuto benissimo Gianni Fucci, molto bene Flavio Nicolini, e direi bene anche Raffaello Baldini, che però il mio grande amore per lui mi metteva sempre una soggezione incredibile, perché non so perché, insomma, più adori una persona più ti senti, no, piccolo di fronte a lui. Cosa ti identificavi? Lui giornalista e poeta. Certo, però insomma lui era un livello. Però devo dire che ho avuto la sfrontatezza, quando ho scritto un librone grosso su Cuba, perché io volevo fare quel mestiere, che volevo scrivere i libri sui vari paesi del mondo, e ho iniziato con Cuba, pensa un po', sono stata un mese là, anzi 40 giorni là. Quando sono tornato e ho buttato giù il canovaccio di questo libro, sono andata da Lello, che era estate, era venuto in vacanza a casa sua, e lui mi ha accolto in casa e ha letto il mio libro. Cioè io gli ho fatto perdere tempo a leggere, e lui, mi ricordo come adesso, che mi disse: il tuo modo di raccontare è molto bello, perché non fai il solito racconto che si legge in una guida, ma si sente che c'è il tuo cuore dentro, e quindi questo per me era stato un grande complimento. Era la laurea, detto da lui. Però invece gli aneddoti più carini legati alle mie interviste a Lello sono queste. Allora, quando lui era a Milano, lo intervistavo spesso su ogni libro che pubblicava, eccetera. Poi io scrivevo queste interviste, gliele rimandavo, perché lui era molto preciso, aveva piacere di vederle e di rileggerle, e me le faceva mandare a un tabaccaio che era sotto casa sua. Quindi io telefonavo al tabaccaio, il tabaccaio lo chiamava, lui andava a prendere il fax, poi dopo 2 ore mi rimandava con le correzioni, e molte volte nelle correzioni c'erano anche le virgole. È tipico di Lello, è tipico. Però io veramente ho avuto... Cioè, io mi ritengo fortunata, perché penso che pochi nella vita abbiano avuto a che fare con dei personaggi così meravigliosi, cioè non,
non lo so, insomma, io mi ritengo veramente molto 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 fortunata e quindi sarò riconoscente a tutti loro per sempre. Beh, immagino che tutti i sant'arcangiolesi, no, siano contenti di poter, di aver potuto contare appunto nel recente passato un così alto numero di persone che poi hanno avuto tutto questo successo. Senti, due cose, no? Mi sembra che stiamo ancora sul culturale, poi lascio le domande al pubblico, altrimenti fa voce per tutta la serata e non va bene. C'è il cinema, c'è la musica, scusami, c'è il cinema, c'è la poesia e c'è il teatro. No? E questo connubio virtuoso, secondo te, da che cosa deriva? Perché veramente, cioè, noi va bene, d'accordo, siamo qui, ce la raccontiamo tra di noi, tutti amiamo Sant'Arcangelo, sia gli autoctoni che gli inurbati, eccetera, eccetera. Però è vero che forse qui c'è un'area particolare e nel caso tu l'hai individuata e hai individuato le ragioni per cui qui succede qualcosa che difficilmente succede dovunque, cioè in percentuale sulla popolazione qui ci sono più scrittori che a Milano e a Roma, poeti più che a Milano e a Roma, cineasti più che a Milano e a Roma, cioè c'è una densità tale di sapere, di conoscenza che è originale. Perché? Tu ti sei risposta, visto che da 40 anni di studi tutti questi personaggi. E diciamo che non è che questo fa parte solo della storia, è così che oggi, perché oggi ci sono tanti poeti, ci sono tanti attori, tanti registi, ci sono tanti pittori, quindi c'è, cioè, tutto quello che è stato prima continua, ma continua con una vivacità, voglio dire, i poeti sant'arcangiolesi vincono dove vanno, vincono i premi, quindi sì, sarà anche l'aria, sarà l'acqua, no, però secondo me sarà un po' tutto, ma secondo me ci sono in questa città delle radici culturali potenti. Allora, pensiamo, cioè io quando guardo, adesso lo sfoglio mi viene in mente il Papa, no? Pensiamo a un Papa che ha il coraggio di sciogliere i gesuiti, cioè per questo morirà, poveretto, verrà avvelenato, però voglio dire, scioglie i gesuiti, che coraggio può avere un uomo, e poi un uomo di una cultura, ha fatto in modo che le donne, che a teatro potessero recitare le donne, cioè è stato lui il primo, perché prima tutti i ruoli li facevano i maschi, ha fondato due città ideali, Servigliano nelle Marche, una città meravigliosa, l'ha voluta lui, e è stato il primo che nei musei vaticani ha raccolto tutte le antichità romane che erano in giro per la città, che andavano disperse, quindi ha creato, allora pensiamo, un papa come questo le basi culturali a una città le dà. Pensiamo a... Io se ho imparato dal tuo libro che lui non lo voleva sciogliere. No, lui no, lui no, lui no, è stato, diciamo, costretto. Pensiamo al Cagnacci, cioè nasce qui uno dei pittori più grandi del Seicento, che ha una vita travagliata, però lascia un segno nella storia dell'arte inequivocabile. E poi altri pittori che magari sono meno noti, però poi io qui leggerete, vedrete. Pensiamo alla, pensando al teatro, alla Teresa Franchini, cioè un'attrice che poi diventa insegnante, insegnante di tutte le grandi attrici, da Sofia Loren a Gina Lollobrigida, alla Carrà, che poi le etichetta, insomma non gliele manda neanche a dire, no? Quando sono su mare o quando non si comportano bene. Pensiamo a Carlini, a Paolo Carlini, un attore scelto nel film Vacanze Romane, una produzione americana. Io abito nella casa che fu di Carlini. Infatti. Quindi, secondo me, voglio dire, e se poi andiamo a rimangare ancora più indietro, nel libro cito anche questi personaggi, ci sono tante figure di intellettuali, di studiosi e di artisti che hanno accompagnato la storia della città. Quindi, insomma, secondo me le radici c'erano già ed erano ben salde. E poi la figura che più recente, nel Novecento, ha compattato tutto e ha veramente lanciato tutti è stato Augusto Campana e Antonio Baldini. Antonio Baldini è stato il primo a Roma
a chiamare Tonino Guerra, a scrivere gli articoli, le critiche letterarie sulle riviste letterarie, le critiche sui libri, a fare, cioè è quello che ha un po' introdotto tutti. Quindi da una parte Augusto Campana e da una parte Antonio Baldini, e qui siamo nella stanza più dedicata, sono bisogna ricordarlo. Quindi per chiusare tutto sì. questo, tu tra Fellini, Rimini e Guerra, Sant'Arcangelo. Beh, allora, Tonino Guerra diceva, non lo posso dire, però a Marcord l'80% l'ho scritto io. Quindi abbiamo detto tutto, no? Allora, Tonino poteva essere anche un ambizioso, però le bugie così grosse non le diceva, e anche Fellini pare che riconoscesse a Guerra questo. Anche se è vero che poi sai cosa rispondono. Anche Fellini era tanto bugiardo. Sì, però. Sai cosa rispondono i registi, no, rispetto alle sceneggiature? Te lo dice uno che ha scritto qualche sceneggiatura. Dice che la sceneggiatura è come la radiografia di una donna. Se è bella o no lo decide il regista secondo dei muscoli e della pelle che gli mette. Questo, quindi i registi alla fine sono molto gelosi del fatto che il film è loro. Hai ragione, e Tonino diceva sempre, anche se la sceneggiatura è bellissima, anche se lo sceneggiatore è stato bravo, il film è sempre del regista e quindi il merito va sempre a lui. E lo diceva sempre. Quindi Rimini batte Sant'Arcangelo in questo dualismo? No. Io ho scritto anche una biografia di Fellini e devo dire mi sono divertita molto, però rispetto a Guerra, insomma, Guerra non ha mica niente da invidiare, ma anche Pedretti. Pareggio. Anche Pedretti non ha niente da invidiare. Se poi andiamo, il prossimo libro che uscirà è proprio la storia dei poeti sant'arcangiolesi. Se andiamo a vedere le vite... Non devi scrivere il tuo sì, prima. Sì, quello anche il mio, anche il mio. Cioè, hai scritto adesso 60 libri, hai scritto 60 libri, già ce ne hai detti tre che le no, imparo. Però, ecco, se andate a leggere le vite di tutti questi personaggi, mamma mia, a Fellini danno la strada da correre, come diciamo noi qui, veramente. Adesso sono... qui abbiamo la signora riminese che magari vorrà opporsi, non lo so. Va bene così. Senso di appartenenza.
E Cesare Pavese, una frase dice: un paese vuol dire non essere solo. Oggi questo senso di appartenenza è sempre meno vissuto. Viviamo in un paese globalizzato, in un mondo globalizzato, e quindi questo senso un po' si è perso. La domanda che mi faccio: ma perché, qual è stata a Sant'Arcangelo l'idea vincente di questo radicamento e di questa appartenenza? La domanda che mi faccio da esterno, io dico: la poesia. La poesia. E mi faccio un riferimento a un testo che aveva scritto per Guerra. Io feci addirittura una locandina. La poesia. La poesia, però, cos'è la poesia? Se c'è, se richiama un qualcosa di alto, quasi trascendente, una specie di religiosità laica. Lui parla di bellezza. La bellezza. Il nostro petrolio è la bellezza. La bellezza ci fa pensare alto e noi la buttiamo via come se fosse denaro dentro tasche bucate. La bellezza guida i suoi dolori in modo silenzioso. Bisogna curare le orecchie di chi comanda perché riescono a sentirla. La bellezza è il nutrimento della mente. La bellezza in Italia puoi anche incontrarla per la strada e ti riempie subito di stupore, ma nei piccoli mondi c'è tanta bellezza che sta morendo. Se noi la salviamo, salviamo noi stessi. Questo fatto di mi viene questo riferimento, dicevo, alla bellezza, no? Allora, nella sua poesia, io ho qui in mente, siamo in inverno, no? C'è un piccolo sonetto di Guerra e dice: l'inverno aveva una casa calda quanto bisogna, su una poltrona morbida mal finestre, avei un capote che arriva a magliurecci e un pelascherpi sotto i caltillava. Allora anche la neve è una festa e tutti i ciot botteghe e va in quel e monte a la casca. Questo è l'esempio del simbolico, siamo in inverno. Naturalmente io dovrei parlare anche poi degli altri poeti, ma non c'è molto tempo. In ogni modo, adesso potrei dire una poesia di Pedretti, In Onder Stredi. Al Stredi, a letto di Mazzini, di Garibaldi, a lei di Pepe, a quel chi scrive, chi dà di comando, chi fa la guerra, e mai con il capote d'avdei vedono che fa libret, vedono che stava sotto un sris, vedono che non fa niente perché andava a spasso una cavalla, e pensai che è mai le fatte azienda come me,
clamagni gradezzi, ma la finestra contenta a stelisteda si pineut. Lo siamo a Natale, io ho pubblicato con Fucci, per Fucci 3 libri, e quindi ho trovato uno sulla, dedicato al Natale. Lui ha fatto diversi sonetti sul Natale. Stema tranquillo, stanotte poi era una sorighetta e il cop gli orologi in farinetta e brena, perché le fredde, ma è sì il cielo e promette che s'alzeremo una bella mattina. Trova i da presto e canterà i galette, e l'aria la sussurra feina feina, la bandirola ad l'arta sorete, la dei che la gran festa la scevzena. E saremo tutti contenti che, bene o mel, anche per stare a sottrovarmi insieme a questa festa. Suie di parmel, siamo le guaste, suie che buteblein, stiamo tranquilli, e me che di Nadel. Gemsi, è una poesia che sta bene. Però non ho tempo, perché io volevo dire uno di Bondini, è troppo lunga. O lo dico alla fine. Allora, questa poesia qui, I No, mi è molto cara perché mi ci ritrovo spesso in questo problema di ricordare i nomi. La mia memoria è vacilla. Allora, tan porco de te, questa è la cosa, l'ete, però importante, questa entrava anche da di drida, allora, com'è questa chiameva? Che la sua mai la feva la maiera? No, però, no, sai entra il pro che stavo in casa, so che il ciel è un ben che lavorava da Martiglioni. Cosa hanno qui un nome? Fredo? Clerenca ste fuori a lavorare in Frenzo, in Bels. No, a mi imbroi. Fredo vuol dire Martignone, c'è chi ce l'è e di Rosi d'ogni te. Aspetta però, anche chi c'è, adesso che penso Eva Martignone. No, Leo, cosa? È un vero, che pionto. Uso me spar con soffio una ferraccia sotto il porto in casino. Ma non ha fatto un granché, o ieri, con i razzate o il grosso. Guidi te corpo, un assortimento, perché quando i ciappelli in bici le ho tutti incontanti, sono le andamenti per un po', pur la croce ho, e le qui avremo a sé. No, Finotti, le mutò. Com'è questo ciameva? Quella, ma se? Allora lo dico presto, in nome di tutti invece, a posto degli ori, puh, e di dopo, che mi pensi niente, e invece, tutta gente che mordiamo a me l'ora, amo che sarà 30, 40 anni fa in più, a scegliere un burglas e tra una spena non c'è più niente. Vecchia roba. Io arrivo il 3D, che è un po' il geva, i buttazioni qua, fine cantone.
che teneva clor puret. E adesso il Kalanich gli fa un albergo e gli fa bene. Ma va là, tipo Zacchesia. Dentro un'umidità, già di 20, tutti i tre, qui era una miseria. Quel che appattò la zenta, chi ha adesso adesso. Ma quando il penso da buono, si è rinascesse, si è rinascesse, che cosa, non bene, com'è che si chiamava, cosa, lei che qui ormai, un esso, non scappa tutto. Ma mi ricordo un cappello, ecco, da roba che sì, un cappello tutto bianco da brunetto, le vaccioli, e lì stai in Spagna, c'è quel segno, c'è te bagolo, ma mi ricordo anche la gamba tinca al quarto, che quando ti vicino, lo era sempre attraverso il corridoio, pubatos, c'è che sigla sempre smorto, tanto che sul fanel, che dai, sninsna nella dor, oh, quell'ira, cos, Pasquale, cultava sempre in praia quando viveva. Oh, che sbagli! Fanno se. Non era mica lei? No! L'era quel... E da sir... quel... Unirà, cleva anche l'angelonga, ma pur ormai te ne mudi, tanti accorti, non vuole niente, è tutto quello che fa giù. Qui non è mai tutto il seri, alla scinta, te l'è, la deve gran lecchi, magari la rifà bene, ma perché me, come si fa, anche il più in voi, dal volti, ai pensi, a così. Prendo il microfono per ringraziare l'editore prima di tutto, perché senza l'editore il libro non ci sarebbe stato. Grazie Pier Giorgio Pazzini e grazie ai collaboratori di Pazzini, in particolare a Laura che mi è stata sempre al fianco e le ho per giorni e giorni portato via tanto tempo. Grazie Laura che è qui con noi. E ringrazio naturalmente la Proloco che ha voluto questo libro, che mi ha dato fiducia e che mi ha sostenuto e devo dire mi ha fatto sentire ancora di più a casa. Grazie al Presidente, grazie a Zangoli e grazie a tutti i componenti della Proloco, grazie all'amministrazione comunale che ha dato il sostegno e il patrocinio e grazie a tutti i relatori qui oggi. Grazie infinite perché mi avete fatto un regalo meraviglioso, sono ancora molto emozionata e lo sarò ancora per un po', grazie al professor Guacciartieri, grazie a Gigi Riva, un grande scrittore, seguitelo, un grande giornalista, per me un altro di quegli esempi di vita, grazie a Pierangelo Fontana, un amico, un professionista, è stato bibliotecario fino all'altro ieri, quindi anche lui a casa sua, ringrazio tutti voi. Per l'attenzione e per aver sì, adesso ascoltiamo un altro po' di musica e poi la Proloco ci offrirà anche un brindisi, quindi non andate via e non ho altre parole per dire solo cioè un grazie grande a tutti. Buona grazie. Grazie. Questo libro è corredato di tante fotografie. Allora, il primo fotografo che ringrazio è Luciano Liuzzi, che è qui, grazie, col quale ho fatto tanti video. E la foto di copertina è sua, anche se è in basso, perché è l'angelo che domina tutto, perché il suo Sant'Arcangelo governa l'angelo. E questo angelo è uno stampo è custodito dalla Bottega Marchi e ringrazio anche Alfonso Marchi che è qui e i suoi figli che ci hanno donato delle bellissime fotografie e hanno collaborato anche loro alla stesura di questo libro.
e poi tra gli altri fotografi, dicevo, l'ho citata prima, c'è questa Maria Antonietta Leorato, e c'è Zamagni, c'è Urbinati, c'è Salvatori, c'è Valerio Femia e c'è Aaron, ci sono alcune foto mie, ci sono tante foto d'archivio che mi ha fornito sia la Prolocco che il Comune e attraverso la Focus, la Fondazione Culture, e ringrazio il suo direttore che è qui, Eugenio Tontini, e ci sono le foto del Festival di Sant'Arcangelo che è sempre nel mio cuore e lo sarà sempre. E vi ringrazio, purtroppo poche foto perché c'era poco spazio, però penso significative. Spero di non aver dimenticato nessuno. No, ringraziamo Enrico Giannini, ovviamente. Quindi abbiamo appena detto, vi ricordo che domani, che è sabato, c'è l'inaugurazione con l'artista Ale Gran Corbo degli Stendardi di Pace, quindi ci sarà una visita guidata. L'incontro è alle 18 in Piazza Ganganelli e diciamo, il progetto si chiama Mayor Creatures VIP e fa parte diciamo delle lavori di Natale che con Focus sono stati realizzati per il Comune di Sant'Arcangelo di Roma. Adesso chiudiamo e poi abbiamo... Mauro Venghini, grazie, aveva preparato più brani ma abbiamo i tempi contingentati, quindi solo un ultimo, grazie infinite, grazie.